Ah, un attimo, prima di continuare, ti sei iscritto sul nostro canale YouTube? Ti sei collegato ai nostri canali social? Ti sei iscritto sulla piattaforma di aula di Informa360.it? E soprattutto, ricordati il nostro sponsor. Ciao! Tra le novità del periodo di fine anno 2023 e inizi 2024, non manca nemmeno quest'anno il solito decreto mille proroghe, un decreto che, come sappiamo, nel corso degli anni si è caratterizzato per l'inserimento in esso di alcune proroghe di determinati argomenti, determinate materie, determinate questioni. E talvolta anche, come dire, è stato uno strumento che ha consentito di inserire ciò che non era stato possibile inserire in finanziaria piuttosto che in altri decreti omnibus, eccetera. Il decreto è attualmente un decreto legge numero 215 del 30 dicembre 2023, quindi che è in attesa di essere convertito in legge. Quest'anno, a differenza di ciò che è successo negli anni scorsi, in materia di lavoro contiene pochissimi riferimenti, quindi riguarda disposizioni di termini normativi che hanno riguardato la materia del lavoro. Sono decisamente poche quest'anno le innovazioni che sono state introdotte nel decreto mille proroghe in materia di lavoro. Innanzitutto, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse assegnate per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato in materia di reddito di cittadinanza sono destinate agli stessi istituti di patronato, tuttavia per le finalità correlate alle nuove misure di inclusione e di accesso al lavoro, di cui al decreto lavoro 2023, che dovrà essere, concretizzato, dovrà essere declinato in un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto mille proroghe. Quindi sostanzialmente le risorse che erano state assegnate per il reddito di cittadinanza dei patronati si permutano agli stessi istituti, secondo criteri che dovranno essere fissati da un decreto del Ministro del Lavoro e del Ministero del Lavoro, per le finalità tuttavia correlate non più al reddito di cittadinanza ma alle nuove misure di inclusione e di accesso al lavoro previste dalla nuova normativa. Ed ancora, sono prorogate al 31 dicembre del 2024 i termini per le assunzioni previste nelle pubbliche amministrazioni. Anche qui diciamo che c'è una proroga di un termine che va incontro, come dire, al cambio generazionale che sta intervenendo nelle pubbliche amministrazioni, quindi c'è il passaggio di testimone da categorie di lavoratori che stanno andando in pensione, c'è l'indizione di nuovi concorsi con proroghe dei termini per le assunzioni già concorsi già definiti, assunzioni fino al 31 dicembre 2024. Ed infine sono prorogate al 31 dicembre 2024 le attività della cabina di regia per la determinazione dei cosiddetti LEPS, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni. Ecco, queste sono le principali proroghe, le principali argomenti su cui sono intervenute nel decreto mille proroghe, appunto proroghe relative alla materia del lavoro. Grazie.